Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buongiorno ragazzi, buongiorno. Gli incubi di Allegri, ragazzi, gli incubi di Allegri. La notte, quando lui si addormenta, quando Morfeo si impossessa del suo corpo, lui va in incubi, va a fare incubi. Entra nella fase degli incubi, degli incubi. E talmente sono forti questi incubi che di sobbalzo si sveglia e la ragazza sua a fianco, sua chi cazzo è, gli dice: Max, cosa è successo? Ho avuto incubo. E ti capisco, hai avuto l'incubo perché la stagione sta andando male, perché sei uscito dalla Champions, hai avuto questo incubo, vero? No, Maremma Pugliala, no, batte sega di questa situazione, batte sega, l'incubi fagioli e miretti, adesso tutto il mondo ha visto che sono i giocatori che possono essere schierati titolari in tutte le partite, ma io voglio parete se poco va! Oh, come faccio ora? Come faccio? Adesso il mondo sa. Adesso tutti sanno. E lui c'ha gli incubi. Lui c'ha gli incubi. E non lo fanno dormire la notte. Perché adesso tutti sanno. Tutti sanno. Tutti hanno visto Fagioli messo in naftalina. Non ci sapevo tracce. Non se ne sono viste più. Niente, di Fagioli avevamo perso completamente le tracce. Completamente. Stavamo chiamando anche la squadra cinofila per andarlo a cercare. Si sono perse le tracce. Miretti, dopo qualche partita, un pochino sotto la media, lo hai bruciato per tenerti i cadaveri. I cadaveri. Dopo che fai spendere soldi alla proprietà con cadaveri, uno su tutti, Paredes. Non me lo scordo quando gli hai tolto la punizione, non mi ricordo che partita era. Quando gli hai tolto la punizione a Vlahovic, che Vlahovic aveva il piede caldo, aveva fatto due gol su calcio di punizione in due partite diverse. E poi ci fu una partita che gliel'hai fatta battere a Paredes, gliel'hai fatta battere. E gli ordini gli hai dati tu, gliel'hai dati. L'incubi Fagioli e Miretti ti vengono di notte come degli spiriti maligni, ti vengono a disturbare il sonno, ti vengono a inquietare, Fagioli e Miretti, vengono di notte. Dai, l'incubi, sia chiaro. Titolari, sia chiaro che ora devono essere titolari, perché se tu li rimetti di nuovo in banchina, io a gennaio, se fossi Fagioli, già il procuratore di Fagioli già ha il cazzo gonfio e non ti può vedere. Ma sia chiaro, se di nuovo si riparte con questa situazione, che li rimetti in naftalina, a gennaio c'è bye bye, ciao, and thank you. Do you understand? Fagioli e Miretti, i tuoi incubi peggiori, Fagioli e Miretti, i tuoi incubi peggiori. Ma si c'è ingazzati fino alla fine, forza Juve.